È domenica ragazzi, è domenica, le domeniche bestiali, domenica con te. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi mi sono deciso di fare un video, diciamo un po' di moda, dove andrò ad illustrare i 5 pregi e i 5 difetti di questa mia Aprilia Tuono. Ce l'ho ormai da 3 mesi. Abbiamo percorso più di 3.000 km, quindi penso sia arrivato il momento di dare un resoconto e un mio giudizio secondo il mio personale parere. Spero che l'audio si senta, siamo in cima in una calda giornata d'agosto a prendere un po' di fresco. Prima di passare al video vero e proprio, vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale perché tantissimi di voi visualizzano ma non sono ancora iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi, mettiamoci in sella e vi racconto un po' le mie impressioni di questa moto qui. Ed eccoci direttamente teletrasportati in strada a bordo della nostra Tuono. Bene, posso finalmente tirare un po' le somme di questa moto dopo aver effettuato la bellezza di 3.000 km. Penso che qualche considerazione posso anche farla. Logicamente, prima di illustrarvi, secondo, e ci tengo a puntualizzare il mio punto di vista, i 5 pregi e i 5 difetti di questa Aprilia Tuono 1100 Factory. Partiamo prima dalla nota dolente, ossia i 5 difetti. Allora, per prima cosa ho riscontrato subito della leggera incertezza a bassi giri. Mi spiego meglio. Se ci mettiamo in prima marcia o anche in seconda, noto un leggero buco di potenza, preciso leggerissimo buco di potenza, ha proprio una leggera incertezza. Non so se questa è dovuta alla valvola di scarico, anche se non credo. Da questa leggerissima incertezza per poi proseguire la sua, diciamo, potenza. Passiamo al secondo difetto. Ovviamente non è colpa della moto perché è destinata a ben altri usi, ma se si vuole passeggiare bisogna avere sempre una marcia mancante, quindi tenerla sempre un po' più a tiro rispetto, diciamo, a un normalissimo 4 cilindri in linea. Difatti, se noi viaggiamo con una marcia più alta, ad esempio adesso abbiamo messo la terza e vado a filo di gas, la moto tende leggermente a borbottare, cosa che magari con un 4 cilindri in linea non accadrebbe. Il terzo difetto di questa moto praticamente scalda in un modo pazzesco, è una fornace, non si può assolutamente stare. La temperatura, se si viaggia in modo allegro, più o meno si potrebbe anche stare, anche se la temperatura viaggia intorno agli 80-70 gradi fissi e già si sente sprigionare un bel calore da sotto. In città, inutile dirvelo che la moto è bollente, è veramente bollente. Vi ustionate, gioielli di famiglia, culo e qualsiasi altra cosa abbiate sopra. Viaggia in città perennemente ad una temperatura di 100 gradi e la ventola si accende spesso e volentieri. Logicamente non è una moto destinata all'uso cittadino, però non è che non si possa girare, ma sappiate, sicuramente sarà tra virgolette complice l'Euro 5, e quindi la fa viaggiare a temperature molto elevate, tanto qua c'è poco di briccio a terra, e quindi la fa scaldare in modo assurdo. Il quarto difetto di questa moto è che consuma come una dannata. Lo so che è una 1100 e non posso pretendere miracoli, ma ad un'andatura tra virgolette allegra sappiate che io personalmente con un pieno di 20 euro non ci faccio più di 180 km. Però d'altronde
hai voluto la bicicletta? E allora pedala, come si suol dire. In ogni caso, per quanto riguarda il problema, piccola parentesi, per quanto riguarda il problema del leggerissimo buco di potenza in basso, voglio vedere, piccolo spoiler, se cambiando lo scarico e quindi rimuovendo la valvola di scarico, se questo problema, diciamo tra virgolette, viene risolto. Anche se non credo, perché la valvola di scarico appunto serve proprio per farla rendere meglio ai bassi giri, però voglio dire, voglio provare, ed anche perché voglio cambiare lo scarico, perché sì, ha un bel suono, ma è un po' troppo pacato. Questo V4 ha ben altre potenzialità in termini di sound e, perché ne ho, anche prestazioni. L'ultimo difetto di questa moto è che tende a vibrare un po' troppo. Nessuna cosa di fastidioso, ma la sento che vibra abbastanza. Credo sia una prerogativa del motore V4. D'altronde questo è il mio primo V4, quindi non riesco a trovare termini di paragoni con altre Aprilia V4 precedenti, ma tende un po' a vibrare, maggiormente ai bassi regimi, soprattutto per quanto riguarda zona pedane. Ripeto, nessuna cosa tragica, tranquillamente sopportabile. Credo che a questo punto i difetti ve l'abbia illustrati tutti, e so già che state aspettando i 5 pregi. Bene ragazzi, questa moto ha più di 5 pregi. Non voglio essere di parte, ma questa moto ha più di 5 pregi. I difetti, devo essere sincero, ho fatto molta fatica a trovarli. Se proprio vogliamo dirla tutta, sono andato a trovare proprio il pelo nell'uovo. Mentre per quanto riguarda i pregi, per prima cosa il motore V4 è un qualcosa di eccezionale, a partire dal sound. Io ci esco letteralmente pazzo per questo sound, nonostante sia originale, è davvero di un qualcosa di unico. L'erogazione è abbastanza lineare, anche se tende ad essere, a parte all'inizio dei primi diciamo 3-4.000 giri, ha una leggerissima incertezza, come ho detto in precedenza, dopo ha una progressione ottima e la moto, tra virgolette, esplode con un sound unico. Mi diverto ogni volta . Bene, ritorniamo tra virgolette seri e parliamo del secondo pregio di questa moto, e che secondo me è un ottimo, che dico, un perfetto compromesso per l'utilizzo tra virgolette sempre di tutti i giorni. Mi spiego meglio? La vedo la moto definitiva per poter fare un po' tutto, che sia la gita fuori porta e la pistata, perché ha prestazioni di tutto rispetto, ha una seduta abbastanza comoda, e dopo ne parleremo. E quindi praticamente, per chi non vuole avere una moto, o meglio, per chi non vuole avere due moto, che sia una moto da strada e una da pista, può comprare questa Aprilia Tuono e farci praticamente tutto. Gita con gli amici fuori porta, ci va a togliere specchietti e targa, e sei lì pronto a scannare ad un Mugello o ad un Misano. Il ragionamento non fa una piega. Il terzo pregio di questa moto, riallacciandomi al discorso precedente, è proprio la seduta in sella, o meglio, è proprio il comfort di guida. Ragazzi, tutto sommato abbiamo un'impostazione tendente allo sportivo, ma non esasperata. Abbiamo una posizione un po' d'attacco, ma che non stanca, grazie a questo manubrio diritto
sì, siamo un po' inclinati, ma vi assicuro che logicamente non può essere paragonato ad una super sportiva. Io ci ho fatto delle gite di 400-500 km e sono tornato a casa fresco come una rosa, non mi ha affaticato per nulla. Abbiamo delle pedane un po' arretrate, ma niente di particolare. Io credo sia una posizione ottima, e ripeto ottima, per fare un po' tutto. Difficile che ti stanchi alla guida, questo serbatoio ti incastra perfettamente nella moto, guida un po' d'attacco e mai stancante, quindi come ho detto abbiamo veramente un giusto mix. Tornassi indietro la ricomprerei altre 100 volte. Passiamo all'ultimo pregio di questa moto, è praticamente l'agilità. Questa moto ha un'agilità imbarazzante, inoltre è anche molto molto leggera. Vi spulcio giusto 2-3 dati. La casa madre riporta un peso a secco di 185 kg e un peso in ordine di marcia di circa 200 kg. Ragazzi, vi assicuro che questi 200 kg non si sentono assolutamente. La moto è un fruscello, inoltre tiene la strada in modo preciso, mai una sbavatura. Si entra in curva, questa moto è una lama. Voglio aggiungere un altro piccolo pregio, ve l'ho detto che i pregi non finivano più, è che praticamente in realtà questo possiamo definirlo un pregio difetto, è una moto molto molto facile da guidare, fin troppo facile da guidare. Mi raccomando, bisogna sempre darle del lei, ma la prima impressione di chi non ci è mai salito sopra questa moto, devo dire che mi ha fatto lo stesso identico effetto anche salendo sull'RSV4, sembra di guidarla da una vita, ti dà subito confidenza, devo dire fin troppa confidenza. E questo, come ho detto in precedenza, potrebbe essere un pregio ma anche un difetto, che dandoti troppa confidenza non sai mai le reazioni che potrebbe scatenare. Stiamo sempre parlando di un motore 1100 da 185 cavalli, capitemi bene, non è che siamo qui a pettinare le bambole. Io ripeto, sono stra soddisfatto. Inoltre questa moto ha un concentrato di tecnologia infinito, ci sono davvero una marea di regolazioni dove la moto viene effettivamente cucita su misura in base all'utilizzo che si deve fare e in base al, tra virgolette, pilota che ci è sopra. Però qui entrano in ballo, diciamo, gusti personali, l'estetica è un qualche cosa di incredibile. Guardatela lì e vi posso assicurare che dal vivo rende molto molto di più rispetto che in foto. Devo dire che i fotografi ufficiali non sono tanto bravi ad inquadrare un po' il mezzo per, diciamo, valorizzare le sue vere forme, ma secondo me è un qualche cosa di incredibile. A me piace tantissimo, ma come ho detto, qui entrano in ballo gusti personali. La vedo molto molto aguzza, con quelle piccolissime alette integrate in questa semi carina. Ragazzi, io devo dire che ho preso una bella bella cotta. Ci rimettiamo di nuovo in sella per proseguire il nostro giretto. Stiamo raggiungendo il nostro passo di montagna. Un'altra cosa che ci tenevo a dire per quanto riguarda, diciamo, abbiamo dato un extra bonus ai pregi, bene, possiamo dare un extra bonus ai difetti. Devo dire che mamma Aprilia si è un po' risparmiata per quanto riguarda le rifiniture di questa moto, o meglio, ho riscontrato una economicità delle plastiche, vedi cupolino e plastica davanti, quella sotto il cupolino, di materiale abbastanza scadente. Beh, devo dire che su una moto da 20.000 euro ritrovarsi con queste plastiche
dove solo a guardarle si graffiano, beh, a me mi rode un po', devo essere sincero. Per il resto, niente da dire. Bene ragazzi, anche questo video sta volgendo al termine, spero vi sia piaciuto e spero vi abbia aiutato a capire un po' cosa ne penso di questa moto e come è fatta. Mi raccomando, lasciate un commento qui sotto perché i suggerimenti sono sempre ben accetti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno. Da Domenico è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!